Domenica 5 gennaio 2020, quinto giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Capricorno. La chiesa ricorda Santa Amelia. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Amelia. Il nome è di etimologia incerta. Alcuni lo ritengono di origine etrusca, ma più probabilmente deriva da Amali, nome di una potente famiglia ostrogota, e significa coraggiosa. Chi porta questo nome possiede un notevole fascino ed è incline all'arte. Accadde oggi. Il 5 gennaio del 1933 a San Francisco inizia la costruzione del Golden Gate Bridge. Quando verrà ultimato, nel 1937, sarà il più grande ponte a sospensione del mondo e nel tempo diventerà simbolo internazionalmente riconosciuto della città di San Francisco. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi che sono nati il 5 gennaio ricordiamo lo scrittore Umberto Eco e l'attore Christian De Sica. La citazione del giorno. L'ignorante parla a vanvera, l'intelligente parla poco, Ofesso parla sempre, Totò. Dice il saggio. Chi imbocca tutti i vicoli troverà tanti pericoli. Il bel paese. Volete vedere l'albero più antico d'Italia e forse d'Europa? La vostra meta allora si trova nel Parco dell'Etna, nel territorio del comune di Sant'Alfio, Catania. È il castagno dei 100 cavalli, che per alcuni studiosi avrebbe un'età di oltre 4.000 anni. Il castagno, che misura circa 22 metri di circonferenza del tronco per 22 metri d'altezza, deve il suo nome a un'antica leggenda. Si narra che una regina con al seguito 100 cavalieri e dame fu sorpresa da un temporale durante una battuta di caccia nelle vicinanze dell'albero e proprio sotto i suoi rami trovò riparo con tutto il numeroso seguito. Il temporale continuò fino a sera, così la regina passò sotto le fronde del castagno la notte in compagnia, si dice, di più amanti fra i cavalieri al suo seguito.